Fournier c'è ancora il gruppo, abbiamo visto Chiappucci andare davanti al gruppo per frenare di nuovo la situazione a protezione della fuga di Gianni Bugno insieme a Rox, che vediamo ora col numero 146 in testa al colombiano Mejía e allo spagnolo Indurain. Mentre in Boden, che vediamo in testa a questo gruppetto ancora con Cassani, con Marc Madiot, ecco che il regista ci ripropone il quartetto di testa che è alle spalle del velodromo e dello stadio, ed ecco il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro del campionato del mondo con quattro uomini al comando. Bugno il numero 163, il colombiano Mejía il numero 65, il vincitore del Tour de France, lo spagnolo Indurain il 101 e l'olandese Rox il 146. Ripresi Madiot e Fondries che erano scattati a due giri al termine, è nata in contropiede questa fuga con questo quartetto in un campionato del mondo, ed è Mejía che tenta l'attacco. Bugno è in seconda posizione, ecco nell'ordine il colombiano, poi Bugno, Indurain in terza posizione e Rox in quarta posizione, rettilineo d'arrivo con la telecamera nella scia del quartetto di testa, è sempre Mejía in testa, Bugno che attende lo scatto di Indurain, Indurain affianca Bugno, parte Bugno, Bugno in testa, attacco di Indurain nella scia di Bugno, Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia un altro tempo, ma Bugno è campione del mondo.